Gentilissime telespettatrici, gentili telespettatori, benvenuti sul canale 633 di Rossini TV. Buon giovedì a tutti i nostri eh, telespettatori che ci stanno seguendo nella Regione Marche, perché ricordiamo che Rossini TV è un emittente con un segnale che trasmette. In tutta la regione e ho il piacere e l'onore di introdurre la prima puntata di Insieme a Canestro, un nuovissimo format televisivo che Rossini TV ha ideato insieme alla Vittoria Liberta Sprosciutto Carpegna Pesaro Basket. Avrete sicuramente riconosciuto già alla mia destra gli illustrissimi ospiti che fanno parte di questa puntata di debutto. Eh, Ario Costa, il presidente della uh, Victoria Libertas Prosciutto Carpegna Basket Pesaro, lo ripeto <ride> per intero, Luciano Amadori, presidente del consorzio Pesaro Basket e eh, Elisabetta Ferri, presidente dell'associazione giornalisti, sostenitori e seguaci della Victoria Libertas da una vita. Permettimi questa battuta, Grazie. ma... Ti è dovuta vista la tua lunghissima militanza a fianco della squadra biancorossa. Come vedete, nel massimo rispetto del distanziamento sociale, tutti i nostri ospiti sono muniti di eh, mascherina, che ovviamente nel momento in cui interverranno eh, verrà eh, momentaneamente tolta. Eh, come dicevamo anche durante la conferenza stampa, una trasmissione con eh, la Vittoria Libertas in una emittente pesarese mancava da 30 anni. Poi Elisabetta Ferri, col suo bellissimo articolo sul resto del Carlino, ha ricordato che eh, l'ultima trasmissione venne eh, trasmessa nel 1990 e condotta dal eh, collega eh, Michele Zavagnini. Quindi, intere generazioni di pesaresi lo possiamo. Tranquillamente affermare eh, non hanno mai potuto godere di una trasmissione in un eh, emittente locale dedicata alla prima squadra della cosiddetta Basket City, perché con un pizzico d'orgoglio possiamo affermare che Pesaro sia insieme a Bologna eh, Basket City. Pertanto siamo orgogliosi qui sulle frequenze di Rossini TV di avere avviato questa collaborazione, questo. Mi permettete, fidanzamento? Speriamo che diventi un matrimonio insieme alla uh, Victoria Libertas. E siamo anche felici che i tanti tifosi marchigiani presenti eh, una volta purtroppo sugli spalti della Vitrifrigo Arena che arrivavano a riempire eh, i seggiolini da Ascoli Piceno, Fermo, eh, Ancona, Jesi, Fano, Cattolica, eccetera. Possano eh, godere di questi momenti, di questi approfondimenti insieme alle tante eh, ospiti che nelle 25 puntate riusciremo a portare qui negli studi di Rossini TV. Luciano, ma nel 1990 cosa facevi tu? Eri un giovane imprenditore, rampante, andavo a vedere la partita al a vedere la partita al vecchio padre, andava a vedere Ario. <ride> La tua attività era già avviata? No, o? no, 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 la mia attività, io ho una doppia attività, una di agente di commercio che chiaramente era attiva, avviata e poi adesso da 14 anni ho un'aziendina che si chiama Centro Service, e questa, questa è la nuova realtà insomma. Ecco, l'umiltà e eh. un carisma che Luciano Amadori... Ha sempre sostenuto, io sono venuto personalmente. Vi garantisco che non è un'aziendina, ma è una signora azienda che dà da, da vivere a tantissime persone. Luciano, ti ho fatto i complimenti anche fuori trasmissione. Quindi... E poi sei stato nostro ospite sì. un annetto fa e abbiamo eh, creato una trasmissione tutta dedicata alla tua persona. Mm. Mi ricordo che ti eri divertito molto, sì, molto, molto, <ride> molto piacevole. Ario, invece tu, a parte vincere il secondo scudetto <ride> nel 1990 con Scariolo, essere stato finalista di Coppa Corac contro lo Juventus Badalona, e aver perso di 4 punti contro i Mix, cosa ti ricordi di quell'anno? Ma tantissime cose belle, le hai già dette. Purtroppo una cosa non bellissima, cioè l'ennesimo infortunio subito a, a Seattle, che mi, hanno, che mi ha purtroppo non permesso di andare. Scusatemi, a non andare a fare i mondiali in Argentina nel 90. Eh, difatti la, la, la prima partita che feci dopo l'infortunio è stata quella splendida partita contro il New York a Barcellona che siamo andati vicini a un miracolo. 119-115, se non sbaglio. Sì, è un risultato che non sì. voglio ricordare. <ride> Betta, tu invece nel 90 eri una giornalista debutante ormai assegnata. Vittoria Libertas lavoravo con te lo puoi dire con sì, le certo. edizioni locali SRL eh, alla Gazzetta di Pesaro c'era un piccolo giornale che è rimasto aperto per quasi cinque anni si chiamava la Gazzetta di Pesaro e aprì nel novembre dell'88 quindi purtroppo per me il mio debutto fu nell'anno della monetina <ride> ma l'anno dopo ci fu la soddisfazione dello scudetto quindi io nel 90 ero a Varese a scrivere che Ario vinceva il secondo tricolore ed ero sì, più giovane purtroppo ma gli anni passano ma e non è cambiata la, la mia passione, Insomma, sono stati anni certamente diversi, una volta la VL ci permetteva di girare il mondo, io ero anche a Barcellona quella volta contro i Knicks, quindi... e sono stati anni fantastici, io ringrazierò sempre la pallacanestro per avermi dato la possibilità di, di girare il mondo, grazie a, appunto a questa squadra che ha rappresentato e rappresenta l'orgoglio di tutte le marche, poi le ambizioni si sono ridimensionate ma... Magari un giorno torneranno quelle, no? Perché no? Comunque Betta il mm. tuo valore di opinionista, lo conosciamo ormai tutti, hai fatto anche la, le radiocronache mm. insieme a Michele Zavagneri, mi per, ricordo. Sì, ho lavorato per dieci anni a Radio Città, che è stata un'esperienza anche quella bellissima, perché comunque la radio è un altro modo di raccontare, soprattutto quando non c'era internet, adesso forse non ha più lo stesso fascino, però quella volta io mi ricordo che mi sentivo la responsabilità di descrivere di essere gli occhi dei tifosi che non potevano essere con noi in trasferta a Tel Aviv, a Istanbul, dove eravamo, ma anche nei posti più sperduti. Ricordo una volta in Svezia, vicino al Circolo Polare Artico, a Lulea, A me piaceva descrivere anche com'era il palazzetto, la situazione, l'ambiente che c'era, così da far sì che chi era a casa e ascoltava mm. potesse immaginarsi dove eravamo. Insomma, quei sono stati anni molto belli. Allora, Mario, ma da Elisabetta quante critiche da tifoso ti sei preso? No, beh, diciamo che ne sto prendendo più da presidente che da giocatore. È vero, è vero. Da giocatore. È molto pochi. No, non è vero, la betta, come ha detto lei, è sempre stata abbastanza di famiglia, equilibrata, ma poi quando si è tifosi è chiaro che a volte si eccede perché vorresti sempre vedere eh, vincere, vedere il meglio che, che, che può, però eh, questo è lo sport. No, no, la betta... Adesso mi ha ricordato una cosa che mi ero assolutamente dimenticato, cioè la gazzetta, la gazzetta di Pesaro. Eh, mi, mi era passato dalla testa il, il terzo giornale no. o quarto perché c'era anche sì, il Messaggero, anche messaggero esatto, e Marco sì. Cadeddu scriveva di calcio, esatto. con grande competenza tra l'altro. Eh, ecco Io adesso ho una cosa personale, ma mi fa piacere ricordarlo: c'era una grande, molto benevolmente invidia nei confronti della, della Betta, la quale trattava la vittoria di Bergas. <ride> E noi invece, eh, giornalisti, diciamo così, di famiglia, <ride> che eravamo costretti, in termini positivi per carità, ad andare a seguire con tutto il rispetto il borgo Santa Maria, il, il Monte... Voi il avete Montecchio. scelto il calcio? Avevate scelto, scelto il calcio da... ed eravamo condannati, anche perché avevamo Marco Diamantini che seguiva la rispesa, lo esatto. ricordo? Sì, sì, sì. Comunque, ci perdoni i nostri ascoltatori <ride> questo excursus, ho voluto... Ricordare quegli anni molto belli in cui la Vittoria Liberta si era assolutamente protagonista nel mondo di tantissimi successi. Siamo tornati finalmente ad un livello grazie all'opera dei due presidenti, ma adesso Luciano ce lo descriverà, lo sanno tutti ormai i tifosi quali sono state le peripezie estive per recuperare questa serie, per crederci. Fino all'ultimo, e adesso però eh, di nuovo con l'ultimo DPCM Luciano si è riaperto un problema che eh, i nostri tifosi si aspettano qualche parola da te che possa rassicurarli. Ah, diciamo che più che da parte mia le parole dovrebbero arrivare dal governo. La situazione è quella che conosciamo tutti. Purtroppo siamo ritornati al punto zero punto zero che è quello dove non può entrare più neanche una persona al momento, fino a tutto novembre. E speriamo che le cose migliorino prima di tutto per, per tutti noi e poi chiaramente anche per la nostra società e per i nostri tifosi. E la, situazione, la situazione societaria è quella che conosciamo ormai tutti, l'abbiamo detto e raccontato in tutti i modi, io, Ario e eh, ci siamo iscritti, ci siamo iscritti con tanto entusiasmo, Ario ha fatto il, il miracolo di portare da noi Repes, da lì è venuto fuori un insieme di situazioni favorevoli, fra cui quindi, tanti giocatori di livello. Il, e questo è quello che è la squadra e va tutto benissimo, abbiamo progetti molto ambiziosi per il prossimo futuro. Chiaramente la situazione societaria non è idilliaca perché abbiamo speso già i soldi della campagna abbonamenti, ormai l'abbiamo detto mille volte, ci mancano questi circa 500 mila euro. Eh, speriamo che la cosa si sblocchi perché altrimenti a fine anno insomma, vedremo un po' Anche cosa potremo incontrare. Non puoi neanche minacciare di andare a Rimini. Non si può neanche andare a Rimini, <ride> purtroppo, <ride> anche questo è precluso sì. al momento. Insomma, però è un problema, chiaramente, non è solo certo. del, della nostra società, è un problema Ma di, di tante società, esatto. chiaramente. Sì. Tra l'altro, Ario ieri, il presidente della Lega, Umberto Gandini, ha battuto cassa nei confronti delle politiche governative, denunciando questo pericolo per tutte le società, tu che sei proprio nella stanza dei bottoni. E ce lo puoi raccontare? Sì, velocemente, allora, noi, la, la Lega Basket ha creato un comitato 4.0 che, 0, che sì. comprende eh, pallacanestro professionistica, pallavolo e calcio Lega Pro. Questo comitato intende essere, eh, raggruppare tutto uno sport professionistico importante come numeri, come praticanti, eccetera, eccetera, e con i problemi che abbiamo. Eh, già Luciano ha detto dove stanno i problemi e sono i problemi di tutti, non solo di Pesaro, chiaramente. E cosa, cosa stiamo chiedendo come comitato? Stiamo chiedendo un intervento un po' a fondo perduto eh, da parte del governo e un po' anche di recupero. Eh, crediti tramite un finanziamento che il governo o un istituto di credito ci può dare in modo che nel tempo molto diluito nel tempo tutti noi possiamo rientrare perché altrimenti la situazione è, è veramente critica, poi è chiaro che all'interno del documento c'è anche uno sgravio fiscale, c'è anche determinate tasse da eh, diluire, parlo di tasse federali piuttosto che anche quelle delle, de, 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 dei contributi che un professionista deve, deve pagare. Quindi è un mix molto importante che dovrebbe eh, essere veloce e agevolare un pochino queste società. Eh, sia professionisti, che quindi parliamo di Lega 1, che anche eh, diciamo, eh, pallavolo e, e Lega 2 basket. Però è eh, chiaro che credo che il governo ha tanti problemi, non so quanto fretta e quanto attenzione ci metterà. Sì, tra l'altro Gandini ha sottolineato il fatto, Luciano, che lui assolutamente non vede né il motivo né lo scopo per bloccare il campionato, come si è paventato appena era uscito il DPCM. Beh, no, bloccare il campionato non, non ha senso. Non, direi che è impossibile, perché poi ci sono contratti in essere fatti in questo campionato quando già c'era il Covid che esisteva e quindi non ha proprio nessun senso. Direi che è una cosa impossibile da fare. Elisabetta, invece tu che sei sempre sotto l'occhio uh -huh. dei media e scrivi per una testata la cui casa madre a Bologna si è sentito un grido da parte delle due società bolognesi per il quale volevano rinviare il derby. Ma, eh, un po' lo capisco perché per loro diciamo, è la partita dell'anno, no? Però eh, in questo momento la situazione è così per tutti, quindi come a loro manca il pubblico e quindi gli incassi, così mancano a Pesaro, ma anche a altri posti dove la pallacanestro ormai ha eh, divampata la passione, come Sassari, come Brindisi, che sono insomma, in buone posizioni di classifica. Quindi non so, decideranno loro, però ovviamente poi se si crea un precedente, allora altre società potrebbero chiedere di rinviare le loro partite. Se sono d'accordo tutte e due... Eh, per poter, perché in effetti il derby di Bologna è bello proprio per no, la contrapposizione anche delle due tifoserie. Ma se non ci sarà la possibilità di farle entrare, eh, forse cioè, non, non ha molto senso veri... rinviare la partita. Comunque so, devo dire la verità: insomma, la presenza del pubblico rende eh, la, le partite diverse. Questo l'hanno detto anche i giocatori. No? È un po' triste. E sì. come Represa l'altro giorno ha fatto un paragone intelligente sul teatro. no? Gli attori vanno in scena esatto. sul palco per un pubblico che li applaude, se non c'è il pubblico l'evento è finito, però il campionato magari eh, assegna due punti, lo spettacolo a teatro no, quindi le partite hanno comunque un senso perché alla fine di quella partita qualcuno ha due punti in classifica, insomma, e quindi si gioca. Ecco Elisabetta, ti sei tirata la zappa sui piedi, adesso mm. mi hai imbeccato <ride> e io ritorno su quell'intervista di Repesa che abbiamo realizzato insieme venerdì scorso e ha definito in una maniera molto colorita, non so Luciano Seceri, la politica attuale sia, diciamo, la politica, la politica. europea. Cosa ne pensi? Perché ho visto che poi nel giornale ti sei un attimo. hai avuto il freno a mano nel ripetere quelle parole. Non si parole. capisce mai se le parolacce si possono scrivere o no sul giornale. Quindi a quel punto ho preferito eh, glissare perché comunque era stata vista in diretta da tutti ed era stata una battuta perfettamente riuscita. Perché, una battuta no, balcanica. Ci sì, sta. Lui ha detto. Nel, poi, tra l'altro, lui ha tenuto a sottolineare. Nel mio paese si dice che la politica. è BIP. Lo posso dire, lo dici tu. Va bene, comunque abbiamo riso tutti e poi è finita lì, insomma, perché che, che vuoi dire? Sì. Però il nostro allenatore è uno che io apprezzo perché non ha peli sulla lingua, cioè se gli chiedi cosa ne pensi di Zanotti ti dice esattamente dal punto di vista tecnico che cosa c'è, che questo ragazzo potrebbe migliorare e tu sì. lo ascolti rapito perché pochi allenatori sono così mh, precisi nei dettagli, no? Molte risposte sono generiche a volte da parte dei nostri coach, lui invece è proprio è meticoloso, questo mi ha colpito molto. Esatto, tant'è che l'addetto stampa della VL Elio Giuliani mi ha sottolineato più di una volta il carattere e l'aspetto prussiano di Repesa. Ario, è vero? Cioè Beh, che tipo di allenatore calato eh, nella tua realtà, come avresti reagito ai suoi metodi? Ma solo bene, solo bene, perché è capace di provocarti. È capace di farti capire dove c'hai la parte debole e di insegnarti a, a migliorare in quella parte. Quindi è un personaggio fantastico, io poi non lo devo dire perché sapete l'amore la, la, che ho nei suoi confronti, nel tecnico e nella persona, perché eh, a volte uno e l'altro non sono mai, mai uguali. Lui dice, come ha detto Betta, le cose che pensa, te le dite in faccia, non ha paura di, di dire come sta dicendo, ma è, è l'unico che sta dicendo una cosa vera per salvare questo campionato, cioè fermiamoci, riflettiamoci, togliamo le, eh, dovevamo farlo prima, togliere l'etrocessione, facciamo squadre di ragazzi, giovani, proviamo a far giocare tutti, facciamo un anno di transazione perché intanto non può essere così, perché sapevamo che sarebbe ritornato il virus, forse ce lo aspettavamo un po' meno aggressivo, però oggi siamo in quella fase e quindi lo dice, lo sta dicendo a tutti senza paura di... Di, di, di dire una, una cosa che può dar fastidio a qualcuno o meno. Sì. Quindi, ripeto, è una grande persona. Per domenica potremmo che loro. Sicuramente venerdì rifanno il test, eh, noi lo rifacciamo perché noi siamo obbligati tutti i venerdì a fare il test con domani. Do domani, domani con il risultato che deve arrivare entro il sabato primo pomeriggio e chiaramente se eh, ci sono uno o due positivi si mettono in quarantena e si procede normalmente con l'effettuazione della gara e via dicendo, se ce ne fossero più di quattro eh, o quattro, eh, a quel punto eh, la società che eh, ha queste problematiche può chiedere il rinvio della partita. Quello che è successo a Luciano a Cantù, con Trento. È eh, quello che è successo a Cantù con Trento, ma in realtà sì... Con Treviso, scusate. Sì. Però lì si sono messi d'accordo. Sì, ragazzi, no. no? Eh, Cantù Teoricamente poteva avere, non aveva quattro eh, positivi, aveva due positivi e quattro con la febbre ah, sopraggiunta sì. la, la, la notte di, di sabato. Eh, chiaramente si sono sentiti in dovere di denunciare questo fatto, si sono parlati con Treviso, chiaramente lì c'era un problema anche di rischio contagio grosso se, se avessero fatto giocare questi quattro per Treviso e quindi d'amore d'accordo hanno deciso di rimandare la partita. Luciano, la partita con Cremona si attende una vittoria dopo 19 mesi di astinenza in casa, giusto Elisabetta? Sì. Allora di pranzo, in condizioni normali, avremmo riempito la vitrifrigo, ma io non ti voglio mettere il coltello nella ferita, assolutamente. È così. E come hai visto la squadra a Roma? Ah, benissimo. Finalmente, siccome a Venezia non c'ero, l'ho vista in televisione. A Roma c'ero è bellissimo. Bellissimo perché l'abbiamo sempre eh, avuto il controllo della partita. Veramente bravi, veramente bravi, determinati. L'allenatore è veramente la variabile che tiene sempre tutto unito anche nei momenti più difficili. Vedi che lui ha una sicurezza che riesce a trasmettere a questi ragazzi. Chiaramente ci sono giocatori che con tanta esperienza sulle spalle, però lui non perde mai l'equilibrio giusto, anche nei momenti più complicati. Bella partita. E a proposito di queste prime 5 giornate, in cui abbiamo raccolto appunto 4 punti, adesso a ognuno di voi vi faccio le cosiddette pagelle. Se mi dai i, flop, i top e i flop di pr queste prime 5 giornate, senza peli sulla lingua, però, ragazzi. Cioè, quindi devo. devo uh, il top e i flop. Il top e i flop nostri, eh? Ma, nostri. Allora, eh, ma se ne può dire più di uno? Certo, <ride> <ride> Beh, secondo me il top è Kane. Kane dimostra di essere un giocatore di altissima affidabilità ah. eh, di una conoscenza dalla canestro clamorosa, ma veramente ne ho visti pochi. Eh, e quindi credo che sia il top eh, il flop. Onestamente devo dire ancora l'incertezza di Drell. L'incertezza di Drell. Luciano? Ah, a, me, ma, a me piace il coach, se posso dire lui è il top. Quindi lui è il top, sì, lui è il top. Il flop? Il flop, eh... il, <ride> il flop? il flop... Il presidente. Il flop... No, 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 un giocatore non, non c'è, dal mio punto di vista, non c'è un giocatore che fa flop. Vediamo l'opinionista, allora, che non ha peli sulla lingua. Io l'ho no. fatto senza peli sulla lingua. Ma no, non no, 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 per non volerlo dire, perché comunque anche Drell è, è giovane è ancora, è troppo giovane... E poi entrare in un palazzo vuoto non è semplice dove non c'hai nessuno che ti sostiene, che ti aiuta. Quando <ride> l'anno scorso ti fischiavano tutti, <ride> sì, <dai. ride> sì, però è, è difficile. Io cerco di immedesimarmi, sti ragazzi. Non è semplice, Beta. no? Vabbè, allora il top Mario ha rubato diciamo, eh, certo. il nome, è tanto l'altro, altro, no, no? Ma certo. Infatti, eh, ce ce Tyler Kane ce l'abbiamo sotto gli occhi. Sì. Sta tre volte in doppia-doppia su cinque partite. Penso che a Brescia qualche dubbio gli sia venuto sul fatto perché l'hanno lasciato andare, visto come sta andando Brescia, però fatti loro, l'abbiamo preso noi comunque. <ride> non è un nostro, siamo, è un nostro, nostro problema. problema. E io devo dire tambone, perché mh, non me l'aspettavo così pronto. cioè... È un ragazzo che tra l'altro, per una curiosità, noi abbiamo visto esordire proprio contro la VL tanti anni fa a Roma, che era un bambino, entrò in quintetto a sorpresa per un infortunio, non aveva nemmeno il nome sulla maglia, tanto che ci, tutti ci chiedevano: ma chi è questo? No? E fece, ci fece pure 5 punti subito, appena via, pronti via, 5 punti segnò. Quindi me lo sono ricordato questo nome sempre, l'ho seguito un po', però non me l'aspettavo così. Cioè sono quei giocatori silenziosi. Mario ha detto, o oh, oh, magnifico, non mi ricordo, qualcuno di loro mi ha detto che è stato il regista della difesa. Grande che difensore che se Kane è il regista della difesa, diciamo, per quanto riguarda i lunghi, sicuramente lui è un buon direttore d'orchestra degli esterni. C'è sempre, eh, adesso magari ancora non ha fatto molto canestro, però mi sembra che Repesa si fidi molto di lui, l'ha fatto partire in quintetto dopo mm -hmm. che Drell è stato infortunato, quindi per me in questo momento, diciamo, in relazione a quello che mi aspettavo, per me è il top Tambone. Io eh, mi intrometto, scusatemi, sì. a proposito di Tambone, ho detto se da sempre, l'ho voluto, eh, ho sempre detto che è il giocatore più utile della squadra. Poi uno può intendere cosa significa utile o meno, io dico, nel silenzio, nella, nella dedizione alla difesa, alla, eh, è il più utile della squadra. Anche domenica è stata la riprova quando non mi ricordo l'americano, quel, quel riccio che ha fatto 3-4 bombe e è rientrato Bin. lui razzerato. Allora, io voglio. Luciano ha risposto ma non è corretto perché io pensavo solo ai giocatori, avete fatto una disigrezione, eh, io non, non, volevo, non voglio puntare il dito su qualcuno, dico Drel perché credo che quel ragazzo vada stimolato, vada stimolato perché ha qualità, ha fisico, ha talento, eh, giustamente è giovane, ancora giovane, però va, insomma, va stimolato molto io la vedo così allora io non dico flop Derel perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa in questo momento poi si è anche infortunato quindi aspettiamo sono d'accordo con Magnifico quando dice che se fosse stato italiano non saremmo stati così severi con lui perché ha 20 anni purtroppo è straniero noi ci abbiamo giocato un posto da straniero su di lui e quindi è ovvio che il rendimento non può essere quello che ha dato fino adesso e non voglio dire flop perché non ha fatto flop fino adesso però io mi aspetto di più da Filloi che è un ragazzo secondo me di grandissima qualità e di grandissimo carattere ha fatto finora la partita migliore a venezia come ex e quindi ci ha fatto vincere una partita importante quindi bene però è uno che secondo me può dare molto molto di più. Ecco. Betta noi avremo sicuramente tantissime telespettatrici all'ascolto mm. il top model della vl quest'anno chi è? non c'è dubbio il nostro <ride> capitano per me carlos, carlos delfino certo se sì, il palazzo fosse stato aperto io avevo già scommesso che avrebbe aumentato gli abbonamenti sì, delle sì. donne a Pesaro. <ride> no, è un ragazzo veramente che poi ha un savoir-faire, no? ha giocato nell'NBA, sa come ci si muove, sa come si parla, e ha tutto. E mi piace tanto. Va bene, questa sarà una domanda che porremo sempre alle giornaliste. Va bene, che interverranno. Ma credo in che tradizione. Camilla sia d'accordo, abbiamo già parlato. <ride> Prima di passare a un altro argomento, signori, volevo anche esaminare la notizia che questa mattina è comparsa sul sito della Liga e questa denuncia, a Ario, che il campionato 2018-2019 vinto dalla Rayer Venezia dal punto di vista economico-finanziario è stato un bagno di sangue. L'hai letta approfonditamente, c'è stata un'analisi fatta da calciofinanza.it in cui vengono veramente evidenziati dei dati piuttosto desolanti che fanno comprendere come la pallacanestro di vertice non sia più appetibile. Posso... A Pesaro invece sembra che i consorziati, scusario, sembra che i consorziati Luciano ti abbiano dato, ci abbiano dato un'enorme fiducia e questo è sicuramente una nota di merito in un periodo simile assolutamente se siamo qui esatto. eh, il grosso merito va a loro e a tutti gli, gli sponsor che ci sostengono però qui c'è un progetto c'è un progetto diverso c'è un progetto che parte da lontano con prospettive anche direi lungimiranti sotto certi aspetti è chiaro che è difficile il covid qui non fa ridere perché poi ci sostengono, ci sono vicini, sono tutte aziende molto solide, molto tranquille, però è chiaro che poi nel, nell'arco dell'anno bisogna vedere come va l'attività nella tua azienda, perché poi se dovessi andare in crisi, i primi soldi dove che vai a tagliare mare, chiaramente sono questi, eh, fuori di dubbio. E quindi, sai, la speranza è che le cose migliorino, però noi sotto questo aspetto posso dire che mi sento molto tranquillo. Allora. Mm, ma io vorrei rispondere a questa indagine che ha fatto l'illustre giornale, che non so chi è: che andassero, un po', ecco, andassero a fare un, una rivisitazione del, di chi vince da sempre il campionato di calcio italiano e non solo da chi vince, per capire se siamo più in crisi noi o loro. Eh, mi piacerebbe confrontarci. Tutti di fuori, sempre la Juventus, però, Ari. Sono milanista. <ride> non è la prima volta che in becca la Juventus. Ha no, vinto per otto anni di fila, <ride> eh, quindi è inevitabile. Sì, sì, ce lo ricordiamo che eri milanista quando sei venuto qui nell'intervista in esclusiva. Credo, credo che i problemi esistano ne, nello sport professionistico da sempre e per tutti. Io credo che il movimento basket invece è tutto sommato. Ha dei problemi, ma questo post-Covid pre e eh, pre-Covid, però io non sono così tragico su, sul mondo basket. Meno male, perché a leggere questo articolo c'era un attimo da preoccuparsi. Ma adesso ripeto, se sì. leggiamo certi articoli relativi al calcio non c'è da preoccuparsi, c'è da spararsi, che è diverso. Infatti è calciofinanza.it. Eh. <ride> eh. Betta, eh, in questi giorni è uscita. Ha fatto grande clamore a Pesaro la notizia con la foto del profilo di Joe Pace. Ma chi la cura quella pagina Facebook, tu? No, 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 non sono riuscito ancora a scoprirlo, ma è un tifoso eh, dei vecchi tempi che è rimasto affascinato da Joe. Eh, la cosa bella è che è riuscito tramite un altro ragazzo che vive a Seattle, dove lui adesso sta a fargli vedere questa pagina, a dirgli che a Pesaro c'è qualcuno che ha creato una pagina Facebook a lui dedicata, è stato felicissimo che la gente non lo abbia dimenticato dopo 40 anni. Allora, eh, scusa ti interrompo, anni. visto che Ario ancora a Pesaro non c'era, Luciano era un ragazzino, mm. tu te lo ricordi benissimo, Joe sì. Pace, quindi io per i nostri telespettatori più giovani, vorrei che la Betta facesse un profilo di questo grandissimo campione che come hai detto giustamente è indimenticato, è indimenticabile nei cuori di tutti pur non avendo vinto nulla certo, eh, sì ma ne ha combinate molte <ride> beta, a te allora Zoppe intanto perché è successo che sì. lui ha postato una sua foto attuale dove saluta tutti i tifosi di Pesaro è successo il pandemonio sotto centinaia di commenti, di like, di gente che gli ha scritto, io compresa e lui è molto felice di questo, quindi siamo contenti che adesso stia un po' meglio perché insomma non, non se la passa bene. Joe Pesce na è nato il 18 dicembre del 1953 nel New Jersey, quindi deve compiere 67 anni tra poco, è alto 2,8 m, era stato scelto dai Washington Bullets con cui ha giocato due stagioni vincendo l'anello nel 1978. In quella squadra c'erano anche Greg Ballard, che poi purtroppo è scomparso qualche esatto. anno fa, che era nella squadra dello scudetto della Scavolini, tagliato a favore di Darren Day e c'era anche Larry Wright che poi giocò nel Banco Roma vincendo Scudetto e Coppa dei Campioni ecco. la cosa incredibile che mi sono letta in questi giorni che non sapevo è che dopo questi due anni eh, a Washington avendo vinto l'anello lui aveva firmato un triennale con i Boston Celtics sì, non ha mai giocato ma non ci ha mai giocato perché è scappato durante il ritiro e eh, non, era non era una novità. Ha sì, ma ha lasciato sul piatto un triennale di migliaia di dollari sì. riducendosi in miseria e non si sa perché ancora adesso non è, non è stato scoperto il vero motivo di questa, di questa fuga. Beh, ma racconta, betta, te lo e ricordi poi, benissimo dello spareggio salvezza commesso. Sì, sì Mestre, no, ma dai. poi lui è arrivato, e quindi nel 79-80, arriva a Pesaro, e dove ne combina di cotte e di crude. Molti ragazzi, compresa io, sono, siamo andati al palazzo per lui. Cioè io non ero mai entrata al palazzo a vedere una prete di basket, sono andata perché in città tutti parlavano di sì. questo giocatore. E in effetti le sue schiacciate, le sue stoppate erano delle cose che, che nel noi... Non, in... no, no, non avevamo mai visto, capito? A quelle altezze siderali. Lui arrivava dalla con stoppata... La testa sul canestro. Dalla stoppata, lui prendeva direttamente sì. il pallone, non solo stoppava, lo prendeva <ride> proprio, quindi dovevi vedere le facce degli avversari. Quindi, Ma tu, Ario, ci arrivi con la testa al alla... <ride> No, perché saltando. mi farei male, non ci devo arrivare. <ride> io comunque ho giocato contro. Però lui ci ha giocato eh? contro, eh, certo. che ti ricordi? Eh. Eh beh, mi ricordo che al di là della mia giovane età, che ero, sicuramente era un giocatore difficilissimo da marcare perché aveva questa fisicità assolutamente atipica mm. per, il, per il ruolo che riscontrava. Eh, io ci ho appeso in ufficio, ho il poster con lui perché qua da caso quando io giocavo a Brescia non so quale coincidenza. Mi ha dato una stoppata. No, per dire la verità l'ho stoppato io a Pesaro nell'angolo. Wow. Era <ride> duro stoppare Gioppes. E quindi ho questo, questo poster appunto appeso in ufficio da me, che, che ci sono io davanti e lui che difende su di me. <ride> Bello, No, ma è stato. è stato in proporzione tanto bravo quanto birichino. Sì. Ti racconto solo due chicche certo, su di lui certo, certo. che sono queste. E, vabbè, prima dello spareggio salvezza con la supergamestre la, la squadra parte senza di lui perché non si trova più, non si sa che fine ha fatto. Così. La leggenda narra che è stato ritrovato Ubriaco in una macchina forse sei ore. Comunque in qualche modo eh, fu portato a Milano la mattina dopo. Ma giocò praticamente pochi minuti perché era completamente imbambolato. Quindi se si ricorda di lui un grande inizio. E due, fece un canestro, 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 canestro. Comunque fece la differenza. Sì, due, can, due canestri. Quella partita l'hanno vinta altri <ride> giocatori, pesaresi, Mauro sì. Procaccini, Roberto Terenzi, questi ragazzi qua. Eh, però quello che è successo dopo è incredibile perché mh, praticamente ne, uh, lo spareggio è stato giocato il primo marzo dell'80, quindi il campionato poi era finito. E pochi giorni dopo lui viene ricoverato in ospedale per overdose in coma. Okay, quindi rischia di morire, 11 giorni dopo questa situazione viene processato in tribunale a Pesaro e viene condannato a 20 mesi per eh, spaccio e consumo di, di droga. La cosa incredibile è che ad aspettarlo fuori dal tribunale, dopo la sentenza, c'erano centinaia di ragazzi, io compresa che avevo sgarrato da scuola, la mia prima volta che non sono andata a scuola, perché io volevo <ride> vederlo, volevo, volevo capire come finiva questa storia, era stato troppo bello. Adesso lui vive in una casa per senzatetto a Seattle di cui è diventato il custode e quindi se la passa un pochino meglio rispetto a due anni fa, gli hanno dato fiducia, quindi adesso credo che non abbia un soldo, però almeno sopravvive, ecco. Una brutta fine, dai, per il nostro amico. Ah, però. Poco... Scusate, no, volevo. Sì. Ma cosa ci tengo a dirlo perché mi sarebbe scusare ti interrompo spazio pubblicità Prego. poi continuiamo con la epopea e l'epica di Joe Pace No, Volevo raccontare, raccontare una, una cosa che ci tenevamo molto, noi gli ultimi credo, due o tre anni fa l'abbiamo contattato, siamo riusciti ad arrivare a lui, lo volevamo portare in Italia, era già tutto pronto perché arrivasse e purtroppo ha il divieto d'uscita, non c'è il passaporto, gli hanno ritirato il passaporto e quindi è difficile farlo uscire da là. Quindi sarebbe stato magari ospite insieme a sì, sarebbe stato no, sarebbe... Scusa, insieme a Day che erano tornati la scorsa settimana. Ma no, volevamo ma... fare una cosa sì. dedicata anche per cercare, ah, dedicata, di dargli, sì. cercare di dargli un sostegno, un sostegno. Sì. sarebbe rimasto qui una quindicina di giorni e poi si organizzava qualcosa. Insomma, sì. per... Però ecco, eh, la cosa bella è che ci siamo parlati, ci siamo sentiti, però eh, alla fine non, non può espatriare. Non si, non può espatriare. <ride> Detta un altro aneddoto era quello della roulette russa sì, con Mike Russell, ma è vero? Non lo so, io non, non, no, è sempre non ero sempre leggenda metropolitana però, perché qui. Dicevano, perché anche l'altro americano era abbastanza pazzo, anzi, molti mh, dicono che sia stato lui a trascinarlo in questa storia di droga. ha sostenuto di non essersi mai drogato prima e quindi che l'altro che era invece più mh, silenzioso in realtà era davvero anima nera, diciamo, della, de, della coppia americana di quell'anno, era più ingenuo Pace, su sì. questo io ci credo che fosse più ingenuo dell'altro, ma sì, raccontano che facevano, facessero le gare appunto di attraversamento della statale eh, senza, sì. senza guardare il semaforo, senza guardare chi arrivava eh, per vedere se sopravvivevano, no, non lo so se è vero, però ne sono girate tante, insomma. Ne e, girate tante. Sì, sì, sì. Chiudiamo su Pace, Betta mi piace raccontare... Quanto scrissero gli amici di Rieti che durante una partita, forse te la ricordi, Ario? E Pace dovette affrontare la coppia su Junior Johnson, che era a quell'epoca forse eh, fra le più forti che si erano mai viste in Italia. E, e praticamente lui eh, non riuscì mai a tirare in, nei primi tre minuti, non gli passavano la palla, tirava sempre Benevelli. Non so se questo te lo ricordi, no, 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 no? Praticamente palla sempre a Benevelli alla fine. Eh, cosa fece alla terza volta che Benevelli tirò senza passargli la palla? Salutò tutti e se ne andò. Non so se ve lo ricordate <ride> questo episodio. Io, me, me lo e ricordo. questo lo racconta Arieti. Alla fine vinse l'Arrigone, infatti, ah, certo. in casa. Probabilmente Elio Giuliani, la memoria storica, l'ha detto stampa, se lo ricorderà sicuramente. Tra l'altro Elio coinvolto negli affari di Joe Pace, eh, il quale la racconto perché è molto carina, gli chiese addirittura dei soldi per poter comprare una macchina, in, in sovraimpressione manderemo anche quella foto. Per cui ecco, questo era Joe Pace, il mito Joe Pace, spero che tanti giovani tifosi lo possano apprezzare, rivedere nelle tante immagini che YouTube e anche noi stessi che abbiamo... Mandato in onda uh, questa sera. Però, Marco, solo una sì. cosa voglio dire: questo è il segnale che i tifosi ricordano i loro eroi, a esatto. prescindere se hanno vinto lo scudetto. Perché è chiaro: è facile voler bene dei cook. Però sono convinta che appunto chi ha, ha dato qualcosa di speciale, di particolare anche nelle follie, anche nel, non solo nel genio, ma anche nella sregolatezza, come si diceva una volta, che ha lasciato un ricordo, eh, i tifosi non lo dimenticano. E, e questo fa parte della tradizione, delle radici della pallacanestro pesarese. No? Esatto. E proprio mi hai, ti, ti ringrazio perché poi anche nelle prossime puntate eh, cercheremo di scovare e di scoprire insieme, ovviamente. Eh, Luciano, Ario, ai tanti personaggi che porterete qui in studio di attualità, magari dedicheremo qualche spazio alla riscoperta e al ricordo di tutte queste leggende che hanno solcato il parquet di Viale dei Partigiani. Mi fermo lì. O anche della vitrifrigo, dai, andiamo a, anche agli ultimi tempi. Betta, ti lascio la conclusione, eh, ricordiamo che la Bettaferri Ferri è molto impegnata nel sociale, sempre nel basket. Ormai con la palla eh, a spicchi quasi ci va anche a letto. E il tuo impegno con il basket femminile non udenti, delle sì. sorde? Sì, insieme Hai scritto a, un libro insieme, insieme, a, Beatrice insieme e a, a Beatrice Terenzi. A Beatrice noi abbiamo fondato la Nazionale di Basket Sorde e abbiamo fatto un libro qualche anno fa sulla nostra storia, che tra l'altro ringrazio le WL perché ci hanno aiutato sempre a, a diffondere la cultura del basket non udenti, eccetera. E adesso io e Beatrice abbiamo invece. Ho fatto un altro libro che è questo, scusate, ve lo faccio vedere, ma ci tengo per loro, per i ragazzi che ci sono dentro questo libro, Non siamo normali, è dedicato a nove atleti diversamente abili, e ci sono ragazzi non vedenti e, e amputati. E abbiamo anche un cestista sordo e quindi anche il basket non poteva mancare che peter pozzoli peter. che ha giocato delle olimpiadi sì. anche con i sordi eccetera e raccontiamo la storia di come lo sport è stata la molla per ripartire dopo un'avversità quindi dopo quello che gli era successo chi ha perso la vista chi ha perso un arto eccetera e penso che possa essere di aiuto a tanti ragazzi che magari hanno subito un incidente un problema e credono che la loro vita sia finita e che invece attraverso lo sport possono tornare a sentirsi vivi come è capitato ai nostri ragazzi. Siamo orgogliosi insomma, che abbiano raccontato con molta sensibilità e anche molta sincerità le loro storie. E lo sport professionistico è il vertice, però sotto ci sono tutte queste storie e lo so perché Luciano ci tiene e l'ha sempre detto che la VL porta avanti anche questo discorso no, del sociale, per cui adesso questo libro ve lo regalo. Yeah. Grazie mille. A parte i regali, chi lo volesse acquistare dove lo trova? <ride> lo trova alla libreria Campus Mondadori Bookstore di Via Rossini a Pesaro oppure passa a Resto del Carlino e me lo chiede. <ride> eh, perfetto, ricordiamo l'indirizzo del Resto del sì, Carlino, siamo sì, sì. in Via Le Manzone. Esatto, Luciano domenica, pronostico, a bruciapelo. Vinciamo. Secco. Non c'è frutta. È ora di vincere in casa. In casa, dopo è, vincere in casa. è tardi, no? È, è tardi, sì, è bravo, è tardi. È Vinciamo tardi. senza ubra di dubbio. Betta più realistica? Sì, no, dai, è una partita sì. che abbiamo già sprecato un'occasione un con Trento con in Trento, casa, esatto. quindi dai, dopo, quando vinci fuori per metterti, mm. diciamo, di, di sfruttare quel vantaggio devi vincere anche quella in casa, altrimenti è come mm. non aver fatto il colpo, quindi stavolta per me non sbagliamo. Benissimo. Signori vi ringraziamo per la vostra presenza, Luciana Maduri, presidente del Consorzio Pesaro Basket, Ario Costa, presidente della Victoria Liberta Trosciutto Carpegna Basket Pesaro Elisabetta Ferri, giornalista e opinionista del resto del Carlino. Questa è stata la prima puntata di Insieme a Canestro. Speriamo che tutti gli approfondimenti che abbiamo affrontato in questa puntata siano stati di vostro gradimento. Adesso per la Puntata numero 2 eh, avremo altri illustrissimi ospiti che siano giocatori, tecnici, giornalisti ovviamente che ci accompagneranno in queste 25 puntate insieme a Rossini TV. Auguriamo a tutti un buon fine settimana, purtroppo non possiamo invitare nessuno a venire a vedere la partita, ci saremo solo noi addetti ai lavori che comunque avremo il piacere di raccontare ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici le gesta della prima squadra di Pesaro. Grazie a tutti e buona sera.